data l'equazione differenziale y terzo più 2y secondo più y primo uguale a alla meno x, costruire l'integrale generale è la soluzione del problema di Cauchy relativa alle seguenti condizioni iniziali: y calcolato in 0 uguale 1, y primo calcolato in 0 uguale 2 ed y secondo calcolato in 0 uguale 0. Allora, anche questo è un esercizio tratto da un testo d'esame del vecchio ordinamento datato il 17 di gennaio del 2000, tantissimi anni fa, assegnato alla facoltà di ingegneria elettronica dell'Università Roma La Sapienza. Antonio Avantaggiati era il docente di quella cattedra lì. In quel momento risolviamo come al solito l'omogenea ponendo y terzo più 2 y secondo più y primo uguale a 0. Poniamo pertanto y uguale, ad esempio, direi e elevato alfa x con alfa parametro reale qualunque, e scriviamoci l'espressione della nostra equazione caratteristica, che sarà alfa terzo, alfa al cubo, più 2 alfa al quadrato, più alfa uguale 0, raccogliamo alfa, fattore comune del polinomio di terzo grado a sinistra, ottenendo alfa che moltiplica alfa quadro più 2 alfa più 1, a sua volta alfa per alfa più 1 al quadrato uguale 0, e visto che alfa quadro più alfa più 1 è lo sviluppo dei quadri di un binomio, possiamo scomporlo così quel trinomio di terzo grado a sinistra, e quindi otteniamo che per alfa uguale 0 l'integrale y con 1 di x sarà ovviamente 1, che era 0, per alfa uguale meno 1, che è il valore che annulla quell'alfa più 1 quadro, y con 2 di x è sicuramente pari a e alla meno x, mentre per alfa uguale meno 1 la seconda, per la regola, y con 3 di x, lo sappiamo, vale x e alla meno x, mentre ci squillano da tutte le parti, non fa niente. A questo punto combiniamo linearmente questi tre integrali linearmente indipendenti, costituenti sicuramente, formanti un sistema fondamentale. La soluzione che indichiamo con y di x in alto dell'omogeneo associato sarà un c con 1 più c con 2 e alla meno x più c con 3 x e alla meno x, con c con 1, c con 2, c con 3, costanti reali qualunque. Occupiamoci a questo punto di determinare l'integrale particolare, e notiamo subito che a destra abbiamo un e alla meno x. Vi ricordo che f di x è effettivamente del tipo e alla beta x, che moltiplica un polinomio p di x moltiplicato a sua volta per il coseno di gamma x più un altro polinomio q di x moltiplicato per il seno di gamma x, dove notiamo in questo caso, vi ricordo che di conseguenza l'integrale particolare lo possiamo già scrivere come x alla n per e alla beta x, che moltiplica un altro polinomio m di x che moltiplica il coseno di gamma x, dove m di x, lo ricordo, ha lo stesso grado di p di x ma è differente, più un altro polinomio n di x per il seno di gamma x, dove n di x anche lui è diverso da q di x ma ha lo stesso grado. Beta è chiaramente meno 1, confrontando f di x generico con f di x abbiamo noi, gamma è 0, quindi il numero beta più o meno il gamma che ci serve per determinare la moltiplicità algebrica n, che deve essere la stessa di un eventuale numero uguale che ci deve essere nell'equazione caratteristica, è un numero reale, perché è meno 1 più o meno i per 0, quindi è meno 1. E se state fare attenzione, meno 1 è presente tra le soluzioni dell'equazione caratteristica, due volte contato, quindi n è 2. Vi ricordo che alfa più 1 al quadrato uguale 0 e alfa uguale meno 1 contate due volte. M, c'è solamente m in questo caso, c'è il grado di m di x, perché essendo gamma 0 questo non ci sarà. Il grado m, che è il suo grado di p di x, ovviamente è 0, perché è come se avessimo 1 che moltiplica e alla meno x. Pertanto y con 0 di x lo scriviamo qua, chi è? Sarà x al quadrato che moltiplica e alla meno x, che moltiplica un generico polinomio di grado 0, a. Quindi scriveremo a x quadro e alla meno x è l'espressione del nostro integrale particolare, che dobbiamo derivare tre volte perché è soluzione integrale di quell'equazione. Quindi dobbiamo imporre che y con 0 terzo di x più due volte y con 0 secondo di x più y con 0 primo di x sia uguale a e alla meno x. Deriviamo, dobbiamo applicare più volte la derivata di un prodotto, quindi niente di difficile. Cominciamo. Y con 0 primo, derivato di ax quadro del primo 2ax per e alla meno x non derivato, più
ai squadra non derivato per la derivata di a alla meno x che è meno e alla meno x. E quindi di conseguenza scriviamo che y con 0', raccogliendo fattore comune un e alla meno x, è un meno ax quadro più 2ax, tutto che moltiplica e alla meno x. Ho raccolto e alla meno x, quindi meno 1 per ax quadro, meno ax quadro più 2ax. Ripeto ancora lo stesso discorso facendo un'altra derivata di un prodotto. Per derivare la y con 0', quindi scrivere l'espressione di y con 0', che sarà derivata del primo meno e alla meno x per meno ax quadro più 2ax non derivato più e alla meno x non derivato che moltiplica la derivata di non ax quadro più 2ax, che è 2a meno 2ax. E quindi abbiamo che y con 0 secondo è un meno 1 per meno x quadro è un ax quadro, aperta tonda, x quadro meno 2ax, meno 2ax è un meno 4ax più 2a, tutto che moltiplica, raccolta fattore comune, un e alla meno x. Ripetiamo per la terza volta questo procedimento per calcolare l'espressione della y con 0 terzo. Molto facile comunque, come potete notare. Allora, y con 0 terzo di x è, di x lo scriviamo dopo. Allora, y con 0 terzo sarà meno e alla meno x derivata del primo per ax quadro meno 4x più 2a non derivato più e alla meno x non derivato per la derivata di ax quadro meno 4x più 4a, che è un 2ax meno 4a. E conseguentemente y con 0 terzo varrà un, aperta la tonda stavolta, meno ax quadro meno 1 per meno 4x è un 4ax più 2x è un 6ax, meno 1 per 2a è un meno 2a, meno 2a meno 4a è un meno 6a, tutto che moltiplica, chiusa la tonda, e alla meno x, che abbiamo opportunamente raccolto a fattore comune. Allora, andiamo a metterlo lì. Vi ricordo che deve risultare che y con 0 terzo più 2 volte y con 0 secondo più y con 0 primo è uguale a alla meno x. Quindi y con 0 terzo, direi di raccogliere in tutti quanti e alla meno x a monte, a fattore comune o a valle, a seconda delle prospettive, e alla meno x moltiplica un meno ax quadro più 6ax meno 6a più 2 volte y con 0 secondo, quindi 2ax quadro, da moltiplicare per 2 tutti quelli, meno 8ax più 2 per 2a più 4a più y con 0 primo, abbiamo un meno ax quadro più 2ax, tutto chiusa tonda, uguale a e alla meno x. Dividendo entrambi i membri per e alla meno x, sappiamo essere diverso da 0, se ne vanno e alla meno x a sinistra e alla meno x a destra. Abbiamo che 2x quadro meno x quadro meno x quadro, se ne vanno gli ax quadro. Se dovrebbero andare anche gli ax, infatti, guarda, invece non se ne vanno. In realtà se ne dovrebbero andare, sì, se ne vanno, perché abbiamo che 6ax più 2x è un 8ax, 8ax meno 8ax se ne vanno a 0. Se non se ne fossero andati via, c'era qualcosa che non andava. Perché ovviamente c'è solamente un'incognita che ha, c'è solamente quindi un termine noto a sinistra, che è un meno 6a meno 4a, ovvero uno, risulta che meno 2a è uguale a 1, ovvero a uguale meno un mezzo. Conseguentemente, meno un mezzo di squadro, mettendo a posto di a meno un mezzo di squadro è la meno x. Rappresenta l'integrale particolare della nostra proposta di equazione differenziale. E quindi, in definitiva, già possiamo scrivere l'espressione della soluzione generale, la y di x, sommando y di x segnato y con 0. Occhio che non è finito, poi y di x sarà c con 1 più c con 2 alla meno x più c con 3x e alla meno x meno un mezzo x quadro e alla meno x, dove si potrebbe raccogliere effettivamente il fattore comune nel primo, nel secondo, terzo, quarto, addendo, 1 e alla meno x. Andiamo a derivare due volte questa. Dunque, vediamo che y' di x. Allora, derivata di c con 1 è 0. Derivata di c con 2 e alla meno x è un meno c con 2 e alla meno x, ricordando che c con 2 è costante e la derivata di a meno x è meno e alla meno x. Attenzione alla derivata di c con 3 alla x, di c con 3x alla x. Derivata del primo è c con 3x che è c con 3. Per e alla meno x non derivato, quindi scriverei più c con 3
alla meno x, attenzione, abbiamo un meno 5,3x e alla meno x. Infine, deriviamo meno un mezzo di squadro alla meno x, un altro prodotto. Derivata del primo di meno un mezzo di squadro è un meno x e alla meno x. Abbiamo un più un mezzo di squadro e alla meno x, perché meno un mezzo di squadro non derivato per la derivata di alla meno x, che è meno e alla meno x, meno un mezzo per più, meno un mezzo, per meno uno è un mezzo di squadro. Y secondo, lo andiamo a scrivere qua e andiamo a fare una carrellata ancora di derivate. Si potrebbe raccogliere, ma non lo faccio, lo lascio così. Allora, derivata di meno c con 2 alla meno x e un c con 2 è alla meno x. Perché meno per meno più. Derivata di c con 3 alla meno x e un meno c con 3 è alla meno x. Meno c con 3x alla meno x, prodotto. Meno c con 3 è alla meno x più c con 3x è alla meno x, che sarebbe meno c con 3x per meno 1 per alla meno x, derivata di alla meno x. Poi abbiamo un meno e alla meno x. Un più x è alla meno x, derivata del primo è meno 1 per alla meno x, un derivato meno e alla meno x per meno 1 per alla meno x, un x è alla meno x. Stesso discorso, più x è alla meno x, un mezzo di squadro, la derivata, non ricordo, è un x per e alla meno x, un derivato, meno un mezzo di squadro, sempre per e alla meno x. Allora, scriviamo qui il nostro sistema di tre equazioni nelle tre incognite, c con 1, c con 2, c con 3. Y in 0 uguale 1, quindi vuol dire che 1 al posto della x dobbiamo mettere 0. Abbiamo tutti qua, abbiamo 1, c con 1 sicuramente, più c con 2 e alla 0 fa 1. Ma attenzione che 0 per 1 fa 0 e 0 per 1 fa 0, quindi abbiamo che c con 1 più c con 2 è uguale 1 dalla prima equazione. Y primo calcolato in 0 uguale 2, quindi vuol dire che 2 deve essere uguale. Allora abbiamo che se ne va questo perché 0 per questo è 0. Se ne va questo perché 0 per questo è 0, se ne va questo perché 0 per questo è 0, rimangono questi due e alla 0 è sempre 1, quindi rimane un c con 3 meno c con 2 uguale 2. E infine, se ne va questo perché 0 per questo è 0, 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 rimane solamente questo meno 1, quindi abbiamo che 0 è uguale a meno 1, eccolo qua, meno c con 3. Meno c con 3, quindi meno 2 c con 3, perché meno c con 3, meno c con 3, meno 2 c con 3, più c con 2. Eccole qua le nostre equazioni, ho risolto facilmente come al solito. Allora, direi, concentriamoci per esempio sulle ultime due. Dalla prima lascerei che c con 1 più c con 2 è uguale a 1, dalla seconda c con 3 meno c con 2 è uguale a 2, portando il meno 1 a destra, vedete, ottengo che meno 2 c con 3 più c con 2 è uguale a 1. Sommiamo semplicemente la seconda con la terza, quindi rimaniamo con c con 1 più c con 2 uguale a 1 della prima. Ottengo che c con 2 meno c con 2 è 0, meno 2 c con 3 più c con 3 è un meno c con 3, quindi qua lasciamo c con 3 meno c con 2 uguale a 2. Qua otteniamo che meno c con 3, meno 2 c con 3 più c con 3 è uguale a 2 più 1, 3. Quindi abbiamo trovato subito che dalla terza c con 3 è pari a meno 3, ma se c con 3 è pari a meno 3, qui otteniamo che c con 3 meno 2 è uguale a c con 2, portando 2 a sinistra e meno c con 2 a destra, ma se c con 3 è meno 3, otteniamo che c con 2 è meno 5, sarebbe meno 3 meno 2. E quindi c con 1, che è uguale a 1 meno c con 2 dalla prima equazione, sarà 1 più 5 è 6, 1 meno meno 5. C con 1 è 6, c con 2 meno 5, c con 3 meno 3. E di conseguenza andiamo a scrivere la soluzione, che possiamo indicare con, ad esempio, ho sempre y di x segnato, ma se vogliamo distinguere sarà un y di x ondulato, per esempio, no? Uguale 6 meno 5 è alla meno x meno 3x è alla meno x meno un mezzo di quadro è alla meno x. Eccolo qua, ovviamente per un x appartenente ai reali. Eccola qua la soluzione che ci è stata richiesta in base a quel problema di Cauchy. Ecco qua.